La tecnica vocale, migliorare il proprio potenziale. Domande e consigli. Tommaso Ferrarese. Cosa conviene fare per personalizzare la tecnica vocale al servizio del proprio stile? Allora, la prima cosa di cui tener conto è che la tecnica vocale è assolutamente un mezzo, uno strumento, e non un fine o un obiettivo. Potrebbe essere che ovviamente il nostro obiettivo, il nostro fine, da un punto di vista didattico o accademico, sia quello di sviluppare una buona conoscenza e una buona comprensione di questi utensili fornitici dalla tecnica, ma tutto ciò che riguarda lo studio della tecnica vocale è ciò che riguarda la famosa arte, che poi mettiamo da parte, cioè è capire a cosa serve ogni singolo esercizio, come possiamo rigirare un esercizio tecnico per comprendere come fare una cosa che vogliamo fare. La tecnica di per sé non è il fine, non devo cantare facendo sentire che ho tecnica. Un collega tempo fa diceva che è come il trucco del prestigiatore, c'è ma non si vede o non si sente in questo caso. Deve essere qualcosa che mi consenta di creare la magia che devo creare con la mia musica, con la mia voce, senza che si noti che sto seguendo delle regole tecniche. Un altro modo di vederla è una struttura che mi sostiene, non è una gabbia o una qualcosa che mi delimiti. Per cui la cosa migliore per assecondare e creare e ricercare il proprio stile tramite la tecnica vocale è quello di eseguire qualunque forma di esercizio concependolo come musica e non come qualcosa a parte dalla musica. Vuol dire che se sto facendo degli esercizi su delle scale cercherò di dare dinamica e ritmo in base a quella che è la mia sensibilità e in base a quello che è l'uso della mia voce, facendo sì che l'esercizio prenda vita in maniera totalmente musicale, non soltanto cercando di focalizzarmi su un aspetto meccanico o sonoro. Un'altra cosa che io faccio spesso è quella di provare magari a, visto che lo stile è qualcosa che si evolve nel tempo, provare a utilizzare diversi modi di fare un vocalizzo per sperimentare qual è l'effetto musicale. Un'altra parola d'ordine rispetto alla propria evoluzione tecnica è quella di assaggiare, cioè di sperimentare le varie possibilità del mio strumento in maniera tale che quelle che mi funzionano, che mi piacciono, che fanno parte di me, mi resteranno addosso, quelle che non mi stanno semplicemente passeranno e non le ritroverò nel mio modo di cantare. Per quanto riguarda il discorso dello stile, che è la seconda parte di questo argomento, tutto ciò che riguarda lo stile è un insieme di ciò che noi siamo naturalmente, quindi di tutte ciò, quelle che possono essere le nostre caratteristiche, il nostro carattere, la nostra tendenza emotiva, una serie di cose che possono far sì che due cantanti possano essere totalmente differenti dal punto di vista della resa timbrica e sonora, anche in virtù del fatto che trasmettono umori e emozioni sostanzialmente diverse. Faccio sempre l'esempio del fatto che la canzone più triste di Bob Marley è comunque molto più allegra della canzone meno triste di Tom York dei Radiohead, perché sono vocalità e artisticità diametralmente opposte dal punto di vista della resa vocale. Per quanto concerne quindi la parte sostanziale dello stile, che posso sviluppare con la tecnica, questa cosa è tutto l'insieme delle mie caratteristiche umane, personali. Ma oltre a questo c'è un altro aspetto che riguarda gli abbellimenti musicali, la scelta di timbri, anche il modo di stare sul palco, di pormi sul palco, la scelta di cantare più ritmicamente, più in maniera più legata, più morbida, di essere più aggressivo o meno aggressivo, che potremmo traslare come concetto a quello che è il vestito o il costume che indosso. Scelgo di salire su un palco, quindi scelgo di mettermi un paio di metri sopra gli altri per trasmettere quello che penso, e quindi è giusto che, trattandosi di una forma d'arte, io scelga anche un vestito, una confezione,
una forma estetica per trasmettere al meglio quello che voglio trasmettere.